Cari amiche e cari amici, riflessioni di Alessandro Meluzzi su un tema veramente difficile da affrontare: il suicidio, la morte, l'eutanasia. Buon ascolto. Nascimus, c'è un distico crudissimo di Lucrezio nel De rerum natura che dice: Nascimus et morimur inter orinas et feces. Nasciamo e moriamo in mezzo alle urine e alle feci. Ed è tragicamente vero, per chiunque abbia visto un parto o un'agonia è inesorabilmente così. Quindi pensare di depurare il tema della morte dalla cognizione del dolore è un'illusione con la quale gli uomini si sono cullati in tutta la storia. E direi che forse le pagine più ricche, più intense, più sagge su questo tema sono quelle che sono state versate sull'inchiostro di Seneca, nel De Senectute. Seneca, filosofo stoico, è peraltro morto suicida, come altri stoici, come Petronio Arbitro. E quindi il tema del suicidio, il tema del suicidio volontario come prevenzione del dolore, come difesa della dignità personale, è un tema stoico per eccellenza e fa parte di una riflessione profonda, drammatica, dalla quale però, secondo me, dobbiamo guardarci come dalla peste se pensiamo di farla diventare una formula razionale o razionalista o post-razionalista. Perché il desiderio di morire con dignità o con meno dignità, o in generale il desiderio di morire, è uno degli aspetti, come dire, più ricorrenti e più presenti nei vissuti della psiche. Io ho molto apprezzato il discorso di Maria Antonietta e ancora di più le cose che disse in un memorabile video dedicato da Marina Ripa di Meana, che conoscevo anch'io personalmente, che era una donna che grondava talmente profondamente, fisicamente, intimamente, cosmicamente di vita, che vederla misurarsi con la morte, col tema della sedazione terminale, per lenire il dolore psichico e fisico della morte oncologica, non poteva che suscitare quello scandalo che il mistero della morte sempre induce nelle nostre anime. Ma questa è una cosa particolare, quella della morte, di chi ha una malattia terminale, perché è un confine sottilissimo, anche se è meno chiaro di quello che possa apparire a prima vista. Io potrei citare il caso di mia cognata, morta di un cancro metastatico all'utero al Sant'Anna di Torino, dove in mia presenza venne dal marito e da lei, il palliativista, eccellente medico ed eccellente anestesista di quell'ospedale pubblico, che non più di 4-5 anni fa, in un momento quindi dove forse anche il tema della sedazione terminale nel malato oncologico era ancora meno diffuso e meno chiaro di adesso, e che venne a dire al marito: senta, e dice la signora, lei non ce la fa più col dolore delle metastasi ossee, è ancora molto lucida, respira normalmente, ma non dorme più la notte, non si può più nutrire. Vuole che la facciamo dormire? E lei e il marito risposero: sì. Ma lei sa che poi dormirà sempre, disse il medico. E dice: vabbè, c'è meglio così, almeno non sento più il dolore. Allora gli venne applicato questo pacchettone che viene messo in corrispondenza delle vene del braccio, dove c'è un cocktail di morfina, di oppiacei, di neurolettici, di neuroleptanalgesia, di benzodiazepine, eccetera, eccetera, e mia cognata dopo 5 giorni morì, senza essersi più risvegliata. Allora, se noi mettiamo questa cosa sul piano logico, e la logica è un'etica del pensiero, come l'etica è una logica del comportamento, sarebbe legittimo chiedersi perché ricorrere a questa ipocrisia. Fondamentalmente, perché suo marito ingenuamente forse non l'aveva capito neppure bene, cioè pensava che da quel sonno indotto ad un certo momento si sarebbe risvegliata almeno per un po'. Quindi dice: ma io non ho potuto neanche salutarla in questo modo perché pensavo che la facevano dormire, ma poi si sarebbe risvegliata e poi l'avrebbero fatta dormire di nuovo. Quindi è una questione, come tutte le cose che riguardano il mistero della vita e ancora di più il mistero della morte, in cui alla fine uno potrebbe legittimamente chiedersi: ma perché prolungare questa agonia dismetabolica per 4-5 giorni, quando si potrebbe fare tutto in 10 minuti? E allora questo ce la dice lunga anche, no, sul problema della verità, della veridicità, dell'obiettività, ed è un discorso complicato, ma certamente per Marina Ripa di Meana e per mia cognata probabilmente è andata bene così. Ma è una cosa che i medici saggi praticano da sempre.
Io ricordo sempre che una persona molto illuminata, che mi è stata molto amica, che era la moglie di Giulio Bollati, Piera Piatti, che aveva una sorella anche lei che moriva di cancro terminale, quando arrivò l'ora fatidica in cui i dolori diventano insopportabili e la vita diventa insopportabile, chiamò il miglior anestesista di Torino. Non si parlava neanche lontanamente all'epoca, parliamo di 20 anni fa. Io faccio il medico da 40 anni, conoscevo però già abbastanza bene l'ambiente sanitario, e lei disse a questo famoso anestesista torinese: per l'amore di Dio, era un suo amico, fammela dormire, perché così non si può più vedere. E lui la fece dormire fino alla morte, avvenuta 3 o 4 giorni dopo. Non la soppresse col fenobarbital, ma con un cocktail di psicofarmaci che dopo un po' di tempo produce un marasma metabolico del quale dolcemente si muore. Quindi è una questione, come vedete, chiaroscurale, ma fino qua siamo in un territorio, in una terra australis non dum cognita, dove sunt leones, quello del confine tra la vita e la morte nella malattia terminale, che qualche guida di tipo etico ce la dà sul ben agire. Ma io devo dire, per contro, che se dopo 40 anni di vita di specialista di psichiatria avessi aiutato a suicidarsi tutti i depressi che volevano suicidarsi, se avessi voluto aiutare a suicidarsi tutti gli schizofrenici catatonici con sintomi di Cotard che dicono: dottore, mi sento lo stomaco di pietra, l'intestino di pietra, il pene di pietra, la testa di pietra e sono già morto. O se avessi aiutato a suicidarsi tutti i paranoici disforici, perché una cosa che ho imparato a mie spese in 40 anni di mestiere è stato che i depressi che si suicidano non sono i depressi melanconici, ma sono i depressi cattivi. Me ne voglio citare uno che ogni tanto io nella mia vita professionale avrò avuto una decina di suicidi, cioè di pazienti che mentre io li curavo, o da primario ospedaliero in ospedale, o nella professione privata, sono riusciti ad ammazzarsi. Ma c'è uno che mi ha colpito più di tutti, e che vi cito soltanto per dire quanto è sottile il confine tra il volere razionalmente morire e l'essere obbligati a tentare di impedire a qualcuno di suicidarsi, che pure liberamente ha scelto di farlo. Un giorno arriva nel mio studio, ancora nel mio studio di Corso Dante, vicino alle Molinette, un signore che veniva da Milano con una valigetta da commesso viaggiatore. Entra nello studio e mi dice: senta, io sono molto depresso, ho saputo che lei è un bravo medico, vorrei che lei mi curasse, però non sono sicuro di voler vivere. E allora io faccio un nuovo colloquio, lui mi racconta del fallimento della sua azienda, aveva una società che faceva quelle veneziane che si usavano una volta con i fili di nylon, la moglie l'aveva abbandonato, i figli l'avevano abbandonato, non aveva più un soldo, insomma era una situazione sociologicamente disastrosa, ma era un uomo giovane di 50 anni, ancora pieno di energia. Dico: senta, io avevo sentito puzza di bruciato, come l'esperienza ti insegna, e avevo capito che non avrei dovuto lasciarlo andare via dallo studio. Dico: guardi, lei si sieda qui, sala d'attesa, io finisco di visitare alle 5 del pomeriggio, l'accompagno in ospedale perché probabilmente lei ha bisogno di essere non lasciato solo. Lui va in sala d'attesa, dopo un po' la mia segretaria mi chiama e dice: guarda che è andato nel bagno. Vado nel bagno, apro la porta, buttando giù la porta, lui aveva appeso dei fili delle tapparelle al mio boiler. E allora mi sono arrabbiato, dico: scusi, ma lei viene da Milano per suicidarsi nel mio studio? Io non la conosco neanche, lei non vuole solo farmi passare un guai. E si dice: perché l'ho vista in televisione. Allora lui cercava un gesto dimostrativo, cioè voleva ammazzarsi nel mio studio. Io gliel'ho impedito, l'ho accompagnato in ospedale, l'ho lasciato alle Molinette, ho chiamato il medico, lo psichiatra reperibile, gli infermieri, l'hanno messo in pigiama, l'hanno messo a letto, gli hanno messo una flebo, l'hanno calmato. Il mattino dopo mi chiama l'agente di polizia dell'ospedale e mi dice: sa, dice, dottore, dice, c'è un suo paziente che stanotte si è suicidato. Dove si è suicidato? Si è suicidato nei sotterranei dell'ospedale, nel lungo corridoio che c'è alle Molinette, che aveva le camere mortuarie, aveva dei fili di nylon, si è appeso ai tubi del riscaldamento e si è impiccato. Abbiamo trovato un suo diario. Nel diario lui ha lasciato una scritta dicendo: me ne vado, voglio muoio perché voglio morire, perché la mia vita è finita, è uno schifo e quindi voglio uscire dalla discena. Ringrazio il professor Meluzzi che è stato l'ultimo che mi ha dato retta. Che cosa voleva da me? Avrei dovuto, come dire, facilitargli la via facendogli io nello studio una pera di fenobarbital, oppure avrei dovuto portarlo alle Molinette perché la sua vita era diventata insopportabile e avrebbe dovuto sopprimerlo lì. Avrebbe dovuto fargli una terapia come quella di Marina Ripa di Meana, facendolo dormire per una settimana per poi farlo morire di cacchessia, o che cosa avrei dovuto fare?
ritengo che avrei dovuto fare quello che ho fatto con tanti pazienti con cui ho avuto successo invece, che dandogli cure appropriate di tipo antidepressivo, dandogli cure antipsicotiche di tipo appropriato, dandogli terapie anche molto strong, oggi si usa persino la chetamina che è un anestetico veterinario che, come dire, produce un flash di reazione che sblocca le situazioni depressive. Avrei potuto fargli fare l'elettroshock, che è un'ottima terapia della depressione suicidaria resistente ai farmaci. Avrei dovuto seguirlo come ho seguito tante anoressiche che in realtà praticavano soltanto una forma strisciante di suicidio. Avrei dovuto immobilizzarlo se necessario, fino a che le cure non avessero fatto effetto, o no? Allora, il confine tra libertà di scelta, disperazione e condizioni esterne è talmente sottile in questa materia che ci muoviamo in una, come dire, in un terreno talmente scosceso e talmente esile, come direbbe Gregory Bateson, persino gli angeli esiterebbero a appoggiarvi il loro pur leggerissimo piede. E allora io credo che alla fine non ci siano delle certezze assolute in questa materia, però alcune ci sono. E sono legate al fatto che l'idea di sdrammatizzare il suicidio, assimilandolo ad una scelta esistenziale qualsiasi, sia comunque un errore gravissimo. Intanto perché c'è un tempo della vita, e non a caso abbiamo citato Carlo Lizzani, abbiamo citato i grandi registi che dopo una vita eroica e brillantissima, diventati vecchi stronchi e ormai stroncati, decidono di buttarsi da una finestra, cosa che gli anziani hanno sempre fatto peraltro. Nella cascina monastero dove io vivo nel Monferrato c'è un pozzo dove il contadino che vendette a me e a mia moglie 35 anni fa quella cascina, dopo averla venduta si buttò nel pozzo. Io lo considero un genio protettore della casa, ma siccome era diventato cieco perché aveva la cataratta e non voleva farsi operare, i fratelli l'avevano abbandonato, viveva solo ed era contento di aver preso i soldi della vendita della cascina per regalarli ai nipoti, ma non voleva andare all'ospizio dove era stato designato da andare perché non camminava più, aveva pensato di finire la sua carriera di contadino 86 anni buttandosi in un pozzo, cosa che i contadini monferrini facevano spesso alla fine della vita. Pensate anche all'archetipo, no? Di buttarsi nel ventre della madre terra in quell'acqua buia e fredda. Certo, forse si può fare di meglio col fenobarbital, però siamo sempre lì. Allora, pensare di normare tutto questo, questa grande tragedia, questa grande comédie humaine nella quale veniamo al mondo non sappiamo perché e da cui usciamo sapendo ancor meno del perché ci siamo stati e perché ne dobbiamo uscire in quel momento. È per esempio pericolosissimo non solo nel caso del depresso, dell'anoressica, dello schizofrenico, dell'ossessivo compulsivo. E che dovremmo fare di quelli come Yukio Mishima che per seguire il Bushindo, il cammino del guerriero, si fanno il karakiri? O dei kamikaze, o di Michael Stetter, o di Karl Michael Stetter, poeta nichilista che si suicida in un beau geste di tipo poetico. Capite? Sono cose talmente eterogenee che noi chiamiamo suicidio una circostanza di eventualità umane che sono tra di loro talmente eterogenee che poterle pensare di mettere dentro uno stesso quadro normativo, dentro uno stesso quadro giuridico, è una follia. Cioè il suicidio di suo padre è assimilabile a quello del mio venditore di tapparelle ed è assimilabile a quello di Yukio Mishima? Evidentemente no, o sì. Cioè, è chiaro che pensare di voler dare un nome giuridico a tutto e di garantire comunque il modo più indolore possibile per realizzare questo evento è pericolosissimo. Non fosse altro per una ragione, che c'è un tempo della vita, in cui io conosco abbastanza bene il mondo delle RSA per anziani, conosco abbastanza bene il mondo dei vecchi, della psicogeriatria, e vi dico che nel nome di quel senechiano ipsa senectus morbus, la vecchiaia è essa stessa una malattia, ci sono dei vecchi che sono affezionatissimi alla vita. Io ne ricordo sempre uno che quando ero un giovane interno di medicina c'era un ragazzo che stava morendo di leucemia nel letto fianco e lui rompeva le palle a tutti i medici delle visite dicendo che non era andato di corpo quel giorno, perché ci sono vecchi che non vogliono morire, ma ci sono tanti altri vecchi nelle RSA per anziani che vorrebbero morire subito. Mia nonna, romagnola, nata a Spadarolo di Verucchio nel 1899, diceva sempre sulla sua sedia a rotelle: arriveremo un po' fino alla morte, arriveremo pure fino alla morte. E io ricordo un grande maestro massone, presidente del collegio circoscrazionale del Piemonte, Carlo Pilocane di Alessandria,
avvocato e filosofo del diritto, che dopo essergli stata diagnosticata alla mia attuale età un cancro metastatico terminale, di fronte a tutti gli amici e fratelli che andavano a salutarlo affettuosamente, diceva: e beh, sono riusciti tutti a morire, ci riuscirò pure anch'io, con un certo distacco stoico. Ma non chiedeva di essere soppresso, chiedeva semmai che gli si tenesse compagnia fino alla fine, credo un po' come è avvenuto per Marco Pannella o per tanti altri. Allora, pensare di normare e di facilitare questo percorso potrebbe significare, per esempio, nel mondo degli anziani, che ad un certo punto, come dire, se la vita diventa non un valore assoluto, che le società umane hanno considerato sempre sacro a tutte le latitudini, ma diventa un valore fungibile, legato alla qualità della vita, chi è che stabilirà la qualità della vita che rende meritevole che quella vita debba essere ancora vissuta? E chi è padrone, dico sempre, dell'ultimo quarto d'ora di quella vita, nella quale io stesso ho visto avvenire delle cose che non erano avvenute in tutti i 400 secondi e le 400 ore o le 40.000 ore precedenti? La riconciliazione con un figlio, una conversione metafisica, un atto di amore per qualcuno. Chi è padrone di quel quarto d'ora? Chi è che decide quando è il momento giusto per aprire la flebo con il farmaco per uccidere? E chi può fermare l'esecuzione? Allora, io ho un tale rispetto del mistero della vita e della morte che non penso che tutto questo possa essere affidato ad un calcolo razionale, come la ragione per le quali sono sempre molto sospettoso nei confronti dei testamenti biologici è che colui che fa il testamento, siamo sicuri che sia la stessa persona su cui il testamento viene eseguito? Bene, la risposta che io vi do è no. È un dato, anche qui, vi sto parlando di aneddoti, perché dopo 40 anni di professione, alla fine, quando si diventa vecchi, si diventa anche un po' noiosi, perché si ripetono solo le cose che si sono vissute di persona e non le statistiche o le teorie o le torte che si fanno vedere nei congressi scientifici. Mi ricordo sempre il caso di un amico del mio maestro, Henri Laborie, grande neurobiologo francese, quello che ha fatto il soggetto di Mon oncle d'Amérique di Alain René, che era un medico dell'ospedale di Villejuif, no? Che vecchio brillante, 78enne, pieno di ragazze giovani, successi in tutta la vita, eccetera, che aveva lasciato detto ai suoi allievi questo testamento biologico: ora, nel momento in cui io venissi colpito da una malattia grave che mi lascerà infermo e inabile per tutta l'esistenza, per favore, mentre sono in rianimazione, sopprimetemi. Aveva detto con una certa leggerezza, anche alla corte di belle donne che lo circondavano, ai suoi allievi brillanti. Viene colpito da un ictus, ricoverato in rianimazione, luce blu, monitoraggio del cuore, flebo infilata nel braccio, cannula nella giugulare, con tutti gli apparati con cui oggi si muore, come dire, circondati dalle tecnologie, ma nella totale assenza dell'umanità. Ad un certo punto vede, si risveglia, no, nella sala di rianimazione di questo ospedale parigino, l'ospedale Boussicault, e vede che dentro la cabina del medico di guardia ci sono due infermiere, due medici che stanno armeggiando con delle flebo. Cosa fa? Si butta giù dal letto e si nasconde sotto il letto, perché pensava che fosse arrivato il momento dell'iniezione letale. E lo raccontò dopo che si era risvegliato. Perché siamo così sicuri che la volontà che emette una scelta di tipo filosofico, razionale, illuminista, stoico, sia la stessa che poi... Questa è la ragione per cui gli uomini, al di là delle buone intenzioni, si sono spesso fermati di fronte al mistero della morte. Allora, distinguiamo quello che sto dicendo dalle cure del malato terminale, distinguiamo tutto dall'accanimento terapeutico, distinguiamo tutto dalla possibilità di far dormire i malati che muoiono e che gli acceleriamo la morte con i nostri psicofarmaci, con le nostre droghe. Però pensare che sia razionale aiutare a morire tutti coloro che vogliono morire è, secondo me, altrettanto onnipotente e irrazionale. Grandi riflessioni, cari amiche e cari amici. Bene, un pollice su per il mio lavoro, sempre incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosimo.